finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato due imprese operanti nel settore delle gelaterie e pasticcerie, nonché del relativo marchio Sharbat. Il provvedimento si inquadra nell'ambito dell'attività di indagine condotta nello scorso mese di agosto e che aveva già portato alla custodia cautelare in carcere di un esponente di spicco del mandamento di San Lorenzo e del gestore di un noto brand di gelaterie cittadino, nonché al sequestro di somme di denaro per circa 1,5 milioni di euro. Le investigazioni svolte avevano dimostrato il pieno coinvolgimento del mafioso nelle iniziative dell'imprenditore con riferimento all'apertura di altri esercizi commerciali a Palermo così come nella costituzione e gestione. Il quadro investigativo ha permesso di delineare l'esistenza di un gruppo imprenditoriale di fatto tra i due soggetti, costituitosi e sviluppatosi negli anni attraverso le citate imprese, potendosi rilevare dunque un'operatività tipica di imprenditorialità mafiosa. La Lega del Filo d'Oro è un'eccellenza nazionale che coniuga perfettamente assistenza di alto livello e rispetto dei valori umani. Come istituzione abbiamo il dovere di sostenere e valorizzare iniziative come questa. Il mio ringraziamento in particolare va agli operatori che quotidianamente con dedizione e professionalità garantiscono le cure riabilitative a tanti pazienti con disabilità e sono un punto di riferimento per le loro famiglie. Sono sempre stato un fautore del partenariato pubblico-privato, in questo caso un ente no profit. Lo dice la mia storia politica di liberale e questa è la strada sulla quale intendiamo andare avanti. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nel corso della visita di stamattina alla sede di Termini Imerese, nella provincia di Palermo. Da quando ci sono i rilevamenti meteo, mai si era abbattuta nella zona una perturbazione così intensa, ha detto il governatore della Toscana commentando il nubifragio che ha costretto centinaia di persone a lasciare le loro case. Un bambino di 5 mesi e sua nonna risultano dispersi a Montecatini Val di Cecina, dove il torrente sterza è esondato. Le operazioni di soccorso non si sono fermate con l'impiego di droni, sommozzatori e cani. I genitori e il nonno del neonato sono stati salvati da un tetto su cui si erano rifugiati per sfuggire alla furia dell'acqua. E allerta meteo anche nel Regno Unito. La notte scorsa si sono verificati violenti acquazzoni che hanno sferzato anche Londra. Fra le località più colpite è la cittadina di Dunstable, nel Bedfordshire, dove in alcuni punti le automobili sono state quasi del tutto sommerse dall'acqua. Si registrano anche case e negozi allagati. Accendere i riflettori sul problema dell'abbandono selvaggio dei rifiuti e promuovere una maggiore consapevolezza sulla necessità del corretto smaltimento attraverso la raccolta differenziata. E l'obiettivo di Catania è Casa, la campagna di comunicazione ambientale promossa dall'amministrazione Trantino con un piano multicanale che, avviato nel luglio scorso, prosegue con un programma promozionale che si estende adesso a impianti di affissione, bus e metro. Tutte iniziative che mettono al centro i catanesi, con eccellenze, talenti, buoni esempi, personaggi iconici accomunati dalla volontà di dire basta alle cattive abitudini e di fare appello al senso civico e alla capacità e responsabilità di ognuno di fare la differenza, per il bene di tutti, per il futuro della città di Catania. In sintonia con i valori e gli obiettivi della campagna, hanno aderito gratuitamente al progetto, prestando il loro volto con entusiasmo e disponibilità. La cantautrice Carmen Consoli, la schermitrice Alberta Santuccio, il cantautore Mario Biondi, l'attrice Esther Pantano, l'allenatore della squadra Under 19 del Catania Football Club Marco Biagianti, la cantautrice Anna Castiglia, lo specialista street food Gaetano Finocchiaro, l'alunno di seconda elementare Alessandro. Ho il piacere di consegnare a Antonio Presti il certificato ufficiale della International Astronomical Union, in cui è riportata la dedica a suo nome dell'asteroide 2049. La motivazione è la seguente. Antonio Presti è il fondatore della Fiumara d'Arte, un museo all'aria aperta in Sicilia. Il museo contiene una serie di sculture e installazioni artistiche create da artisti internazionali e situati lungo le rive del fiume Tusa. Sono
sono felice di condividere questo attimo universale. Ringrazio universalmente di questa carezza del cuore, dell'anima, perché essere così come nome riconosciuto non rispetto solo all'impegno terreno, ma anche a un valore universale e spirituale che in questo momento la nostra contemporaneità avrebbe tanto bisogno. Trovarmi insieme a queste due grandi personalità di quella visione del fare fatto, anche in Sicilia, non dimentichiamo il Galassin, che è stata la testimonianza anche di un fare universale che trova il senso nella parola del futuro. E oggi ricevere questo attestato e pensare anche di installare prossimamente insieme con loro due meteoriti, uno qui nella nuova struttura Villa Margi vicino alla finestra sul mare e un altro al Librino, dove questo meteorite potrebbe restituire ai bambini e alle mamme del quartiere una visione di quel cuore, di quell'ascolto, di quel respiro della bellezza che anche al Librino corrisponde all'impegno devozionale di una vita. E il Galassin, spero anche in futuro, con questo momento di condivisione, di continuare una semina che trova sempre nella semina il raccolto e anche di avere la visione in quel luogo magico a Isnello di restituire anche una visione artistica, grazie agli artisti e agli architetti, e di poter fare anche lì un inizio di un nuovo parco d'arte, dove questo segnale di oggi è sicuramente un sigillo che non troverà mai la parola fine. La meraviglia, tema conduttore del cartellone 2024, a suggellare la trionfale sesta edizione del Festival Lirico dei Teatri di Pietra, diretto da Francesco Costa e promosso dal Coro Lirico Siciliano presieduto da Alberto Munafossi Ragusa. Meraviglia, per la fusione tra la musica e i siti millenari che ha conquistato il pubblico fino al gran finale, le due serate evento conclusive al Teatro Antico di Catania, che ha ospitato il capolavoro verista di Pietro Mascagni, Cavalleria Rusticana, e l'eccezionale recital del soprano Diana Damrau, dedicato dalla diva al bel canto italiano, dichiarato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Mito, storia, incanto, respiri d'arte, eterne melodie hanno attraversato i teatri dell'antichità greco-romana della Sicilia che hanno accolto le nuove produzioni del festival. Kermesse estiva di prestigio internazionale che si è via via affermata tra le stagioni di riferimento della Sicilia e del Mediterraneo, facendo registrare quest'anno oltre 45.000 presenze, per un afflusso senza precedenti nella storia culturale e musicale dei siti archeologici isolani. Ripetuti e continui sold out e standing ovation hanno scandito il fittissimo calendario della manifestazione, che tra classica e contaminazioni, lirica e sinfonica ha inondato di stupore siti di attica bellezza per una vera riscoperta e valorizzazione di un territorio e di una identità che è storia viva e presente. Le previsioni meteo in Sicilia per mercoledì 25 settembre di Globus Television. Mercoledì, la pressione in aumento sulla regione. Giornata contraddistinta da cielo poco o irregolarmente nuvoloso. Nessuna precipitazione degna di nota, solo molto localizzate sui settori più a nord, temperature massime fino a 31 gradi, valori notturni stazionari. Mari, mar Tirreno da mosso a poco mosso, mar Ionio mosso, stretto di Sicilia mosso.